È una grande responsabilità, ci abbiamo puntato tanto, ormai questo è un progetto in verità che parte 10 anni fa, quando sono diventato sindaco, qualcuno di voi si ricorda che ho tolto le macchine dalla piazza davanti ai musei della città. Ecco, quello era un segno di una direzione di marcia che volevamo prendere, una città che voleva costruire intorno alla bellezza e alla cultura un pezzo di economia. Abbiamo fatto dei passi avanti, però è evidente che questo passaggio della capitale italiana della cultura può segnare storicamente, almeno per un decennio, lo sviluppo del nostro territorio. Ma se guardiamo il risultato che ha dato alle città che più di altre hanno investito e hanno gestito bene la capitale della cultura, gli effetti veri sono arrivati negli anni successivi. Ovviamente Matera è stata capitale europea, quindi diciamo è un paragone parzialmente non calzante, però il risultato principale per Matera non è stato nel 2019, ma negli anni successivi. Stessa cosa per Mantova. Queste sono due delle città alle quali ci siamo ispirate. Alcune città non ci ricordiamo neanche che sono state capitale italiana della cultura, quindi dipenderà molto da noi come la vivremo. Il fatto che siamo partiti dal Maxi, da uno dei musei più importanti del nostro paese, dimostra anche qual è il livello qualitativo e quantitativo del programma che tra poco andremo a presentare.